È vero che la sua carriera politica è quella che Quadrato ha già raccontato benissimo qui. E a me, appunto, rileggendo il libro che avevo letto quando uscì da Murcia all'inizio, essendo appassionato di cose torinesi, mi viene in mente un film di Woody Allen, l'inizio di Manhattan, che non so se ricordate, comincia, c'è uno scrittore che deve cominciare un libro e non sa come fare, mette un foglio nella carta, nella macchina da scrivere, batte un inizio e poi scontento, appallottola questa carta, la butta nel cestino e ricomincia. Finalmente la frase con cui riesce a iniziare il libro è New York era la sua città e lo sarebbe stata per sempre. Ecco, se togli New York e metti Torino è perfetto per Vado Fuso. Torino era la sua città e lo sarebbe stata per sempre. Quindi questo amore per la città, questo amore critico, questa straordinaria scrittura che ha lui. E soprattutto, come diceva anche Bruno Quaranta, lui si racconta attraverso questi ritratti di personaggi. Guarino Guarini, abbiamo Massimo D'Azeglio, il protesi identifica, perché anche D'Azeglio era charmante, era un uomo affascinante, e questo dualismo D'Azeglio-Cavour è molto interessante. Non dimentichiamo che Cavour fece le scarpe a D'Azeglio, D'Azeglio era ministro del governo Cavour e Cavour gli ha fatto praticamente le scarpe. Se ricordiamo una frase che